progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che promuove autonomia sociale e culturale delle persone con disabilità intellettiva. Ve l'ha spiegata è la webserie che documenta il percorso che Fabio e Matteo stanno facendo insieme alle loro educatrici, Alessandra e Daniela. In questo episodio Matteo compie un passo fondamentale verso la vita indipendente, la scelta della casa in cui andrà a vivere da solo. Una svolta che, come vedremo, emoziona molto anche Fabio. Matteo? Ciao. Adesso voglio sentire da te. Mi racconti una ricerca della casa. La legge commessa da Paolo Dani. Ok, a dopo. Ciao. Adesso andiamo a vedere l'immobiliare La Vetta per cercare una casa. Perché questa casa? Per me. Sei emozionato di questa sera? Molto, sì. Buonasera. Buonasera. Prego, benvenuti. Monica, piacere. Sei Monica? Prego, ditemi. Vorrei vedere un appartamento. Sì. Il locale. Sì. Tutto arredato. Ti interessava in affitto? In affitto, sì. Prego, accomodatevi. Buongiorno. 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 Piacere, Luca. Io, Matteo. Ciao, piacere, Luca. Ditemi. Cosa cercavi? Mi diceva Monica, un appartamento arredato in affitto, giusto? Sì. In Bra, fuori Bra? In Bra. In Bra. In zona centrale, qualche zona di preferenza? Sempre in Bra e sempre in centrale. Centrale. Allora, io ti faccio vedere delle foto su questo monitor qua vicino, centralissimo, al secondo piano, sì. Dove abbiamo soggiorno con angolo cottura. Ok. Bagno con la doccia, bravo. Tutto quanto nuovo, una costruzione che ha 10 anni. Sì. Camera da letto, matrimoniale, completamente già arredata. Tu su che cifre volevi stare sull'affitto? Su 400. Questo qua siamo su 430, magari poi riusciamo insieme a convincere il proprietario a trattare sul prezzo. Poi ci sono tante altre soluzioni, questa qua potrebbe essere una soluzione che ti piace? Sì, molto. Allora, se ti piace l'appartamento, Matteo, io posso anche portarti oggi pomeriggio, tra un'oretta. Tu hai altri impegni, va bene? Oggi va, ti vedo. Perfetto. Allora, ci vediamo tra un'oretta, qua sempre qua in ufficio, così ti accompagno e andiamo a vedere l'appartamento direttamente. Ok? Okay? Perfetto. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Mari. Io Matteo. Come di pure? Vai. Affittare. Da affittare, ok. È sempre la cifra 400. Ok. Meno cosa stai cercando? L'appartamento in affitto? Un appartamento affitto arredato. Arredato. Ma sarebbe solo per te oppure? Solo per me. Quindi un bilocale? Un bilocale, sì. Massimo 400, giusto? Sì. Tu quando sei libero settimana prossima? Martedì? Io o giovedì? Martedì o giovedì? Va bene anche pomeriggio dopo lavoro. Ok. Arrivederci. Prego. Allora, noi qua abbiamo soggiorno con angolo cottura. Sì. Come vedi a sinistra hai la cucina, il frigo, il tavolo, il divano e un divano letto. Sì. E poi di qua abbiamo il balcone e lato strada. Il balcone è bello grande. Invece da questa parte qua, ti faccio vedere, abbiamo il bagno con la lavatrice, la doccia, okay. La doppia finestra, bello luminoso. Vedi che è anche abbastanza spazioso, c'è un bel mobiletto. Sì. E poi invece di qua abbiamo la camera da letto matrimoniale. Sì. Il letto, l'armadio bello grande, una scrivania e un altro balcone,
sempre lato strada, quindi uguale all'altro, però che si accede dalla camera da letto, quindi due balconi belli grandi grandi. Va bene. Vedi che sei in pieno centro, vicinissimo alla ragioneria, vicinissimo alla stazione, alla fermata del bus, a un passo dal centro, se vuoi andare a prendere una birra e fare aperitivo al Chiavassa. Ok. Visto che mi hai detto che ti piace la birra. Sì. Okay. Che ne dici? Può piacerti? Sì, molto. Bene. Il piccino è arrivando. Molto. Sì. Anche la camera è bella, anche il bagno è bello. E anche il videocitofono, sì. Portoncino blindato. Ok. La palazzina è molto molto tranquilla. Va bene. C'è l'ascensore come hai visto prima. Sì. E quindi hai tutte le comodità. Ok. Manca solo la televisione per vedere la Juventus, come vedo il tuo zainetto. Però lì la devi comprare tu, proprietario non te la metto. Ok. Prendi il caffè, poi ci parliamo. Vieni. Poi tra ci vediamo sempre. Hai detto la carta? Io sì. Dove? In via Vittorio. Vediamo ancora. Per la nuova casa di Matteo.